Andrea Casula, cantante algherese, l'abbiamo incontrato perché è uscita la sua nuova canzone su YouTube, però non ti presenti come Casula, ti presenti come? Naturalmente il nome d'arte è Baba a.k.a. Killa, che si scrive Baba H.P.A. Killa. Che quindi molti hanno proprio non è la danza maori? No, è proprio H.P.A. preso dallo slang inglese a.k.a. Nuova canzone per te, come si intitola? Save Me Già, che proprio come dice il titolo stesso, Salvami Dio Già, che è basata proprio sul il problema che si è creato questi ultimi anni, dove l'umano sta diventando sempre più egoista e cattivo e cerca di ricordare all'umano di fare forza e rimanere pulito con dei giusti ideali, come ci hanno sempre insegnato, che stanno andando pian piano persi. Una canzone che si spera diventi parte di un EP. Parliamo del tuo producer. Il mio producer sembrerà strano, fa anche sorridere, perché sono arrivato a lavorare con un producer che over, è arrivato alla soglia di 50, salutiamo Ataru, che comunque ha anche lui ancora buoni ideali sia mentali che nella musica, e rispecchia forse molto ciò che rispecchia la mia stessa musica, quindi è un feeling molto pesante, diciamo, che lega bene. Adesso stai provando nuove canzoni, non stai lavorando molto ad Alghero, hai delle proposte fuori? Sì, ho delle proposte più verso l'Italia, che mi dispiace molto perché avrei voluto lavorare magari in questa città, poter regalare anche questa città la mia musica, ma al momento non è così. In questa città sono fermo in studio, dove infatti stiamo levando fuori l'EP. Stiamo collaborando con altri artisti, proprio in Save Me Già abbiamo già una voce femminile che entrerà nell'EP in diverse tracce. E la presenti tu direttamente. Perché è una persona che ti sta molto a cuore, non è una cantante qualunque, ma è la tua compagna di vita. Salve, buongiorno. Per te è la prima volta ufficiale, diciamo. Sì. Io innanzitutto sono una persona molto timida. Ho scelto di cantare perché quando io canto mi emoziono dentro e vorrei dare la stessa emozione alle persone che mi ascoltano. E magari cantare con Andrea è un'emozione ancora ovviamente, più certo, condividiamo una cosa molto forte che è l'amore, e cantare insieme mi emoziona anche, cioè, ancora di più. Cantare col tuo fidanzato è più semplice? No, non è più semplice, perché altre... ti bacchetta, mi ha insegnato come cantare e ti bacchetta tantissimo. Riuscite a separare il momento sala dal momento fuori? Chi vuole rispondere? Rispondo io. Diciamo che le prime ore rimangono ancora di discussione, poi naturalmente si stacchi, perché sennò diventerebbe non più un divertimento, una passione, ma un lavoro oppressivo. Però diciamo che le prime ore ancora si dibatte su cosa si faceva in studio, ma penso sia normale, perché è una cosa che comunque ci diverte e la prendiamo come una passione. Diciamo una cosa, ne parlavamo fuori dalle telecamere, il tuo sogno sarebbe un grande concerto ad Alghero, un grande concerto di beneficenza, ma soprattutto un grande concerto dove veramente sentire Alghero. Sentire sì la mia città, poter dare un momento di gioia. Il riferimento tuo non è sbagliato, anche suonare per beneficenza, perché la mia musica è basata anche sul poter aiutare, e se io posso mettere la mia arte a disposizione, sono sempre stato il primo per queste serate che mi fanno onore, e allo stesso tempo aiutare persone che magari sono un po' più disagiate, hanno dei problemi, e far divertire questa città. E allora magari speriamo che la nuova amministrazione stia seguendo questa intervista. Speriamo, salvaci, non Dio già sto a casa, ma il nuovo sindaco. Grazie. Ciao.